Presidente, insigne nazionale, contento? Estremamente contento, molto orgoglioso di questo ragazzo perché è nato nel vivaio del Napoli e quindi, avendo ricostruito il Napoli da zero, avere già in questi pochi anni realizzato il sogno di un ragazzo partenopeo non può che riempirmi di gioia. Qui in Italia noi siamo abituati tutti quanti a fare gli allenatori e quindi ognuno ha un'idea diversa. Io non voglio assolutamente dire la mia, ho un grandissimo rispetto per Prandelli e quindi lo lascio tranquillo e non gli do nessun tipo di suggerimento. Mi fa molto pensare questa triade zemaniana con Verratti, Insigne e Immobile che all'epoca del Pescara insieme contribuì a una serie incredibile di gol. E c'è qualche sorpresa invece per quanto riguarda il calciomercato del Napoli? Ma io credo che il calciomercato sia in continua evoluzione e sia sempre, come io vi dico, tra virgolette, in progress, quindi bisogna capire quali sono le pedine disponibili e che facciano, che siano utili al gioco di Rafa Benitez, perché se noi dovessimo ascoltare i tifosi farebbero tutta un'altra squadra. Se voi doveste ascoltare il presidente, forse commetterebbe qualche errore. Allora, diamo credito a un allenatore, a un grande allenatore nel quale io ho scommesso, perché l'altro anno mi sono battuto per averlo e quindi la sua continuità secondo me non può che far bene al calcio Napoli e questa secondo me è la vera carta vincente del calcio Napoli. Poi abbiamo visto che i Mertens che la gente non conosceva, i Calaion che la gente conosceva poco e alla fine hanno reso quello che hanno reso. Abbiamo Insigne, abbiamo Higuain. Faremo qualche innesto, diciamo che i tre innesti previsti fin dall'inizio continueranno a essere previsti e quindi realizzati. Chi sarà lo vedremo strada facendo perché le variabili sul tavolo sono tante. Quindi c'è la concreta possibilità di rivedere Reina in porta? Ma Reina è sempre stato un portiere da noi estremamente stimato, però poiché i contratti si fanno in due, lei sta da una parte, io sto dall'altra, se c'è convergenza si trovano le soluzioni, se non c'è convergenza e c'è una grande distanza tra le parti è chiaro che quello che prevale è la salute economica di un club che non può, veda, questa sera mi daranno il fair play finanziario che il Calcio Napoli credo abbia il record per averlo rispettato per tanti anni. E questo secondo me è un fatto importante perché dà una tranquillità, una certezza, una sicurezza. I giocatori tra l'altro lo sanno anche in tutto il mondo che quando vengono a Calcio Napoli non hanno nemmeno un giorno di ritardo nei pagamenti. Però questa è una virtuosità che lei deve garantire a un club perché la credibilità secondo me è più importante di qualunque vittoria. Quindi servirà lo stadio? Presidente, a che punto siamo con lo stadio? Gli stadi, tesoro mio, ci vuole tempo per farli.